Sapete cos'è questo? Questo è un omaggio ai piceni fatto da Alceste Lucentini che purtroppo un po' di tempo fa ci ha lasciati. Ma perché c'è questo omaggio ai piceni? Che in realtà è una fibula picena? Perché siamo a Belmonte Piceno, un paese straordinario, ricco di archeologia, ricco di storia, una storia che andiamo a scoprire insieme grazie alla nostra archeologa. Benedetta, ciao buongiorno. Ciao Laura, ciao. Allora, eh, Benedetta Ficcadenti è archeologa e amica del Museo archeologico di Belmonte. E io vorrei chiederti una cosa. Molto spesso quando parliamo di cultura parliamo di arti performative, parliamo di dimore storiche, ma l'archeologia ha un peso importante. Qual è il fascino che possiamo comunicare al mondo fuori? Sì, e sono molto contenta appunto che tu mi abbia rivolto questa, questa domanda e sono felice appunto di risponderti proprio qui eh, vicino al Museo Archeologico di Belmonte Piceno e a Belmonte Piceno, appunto dove, eh, dove ho, ho lavorato e ho avuto modo per fortuna di approcciarmi a questa archeologia, all'archeologia di, di Belmonte. È una domanda che mi permette anche di raccontare un mio piccolo aneddoto di come mi sono approcciata all'archeologia, a questa disciplina. Diciamo che eh, comincia tutto quando all'elementare, no? ci si comincia un po' ad approcciare al mondo della storia, della cultura e dell'archeologia con quei capitoletti che ci parlano prima, per la prima volta dell'uomo preistorico, delle antiche civiltà, sumeri, babilonesi e si comincia un po' ad approcciarsi a queste figure di studiosi, accanto allo storico, al filologo, compare proprio l'archeologo l'archeologo che va alla ricerca, alla ricerca dell'antico per studiarlo eh, I risultati poi del suo studio si spera e eh, si cerca appunto che possano essere vicini alla realtà quanto più, più possibile. E il ruolo dell'archeologo, penso, affascina un po' tutti come affascina il bambino, affascina anche, eh, anche l'adulto. Ci un... sono molte storie famose no, che sì, parlano di archeologi. Diciamo che i il... personaggi esatto, l'archeologo viene considerato anche, utilizziamo un termine diverso, un detective del, dell'antico, un detective del mistero. Oggi l'archeologo è associato a, a grandissimi importantissimi film americani, anche best seller. Dove Appunto, la figura dell'archeologo va alla ricerca del mistero uh, perduto e, e questo non può non affascinare il pubblico che ha visto <ride> tantissimo questi, questi film e apprezzati sicuramente. E, um, un termine, che, un verbo che io associo e che associamo tutti alla figura dell'archeologo è un verbo molto semplice in realtà che è scavare. Se noi pensiamo che l'attività principale del, dell'archeologo è lo scavo archeologico, perché la prima attività che deve fare l'archeologo è entrare in contatto con la terra, quindi andare a scavare nella terra per ricercare quel contesto, quel singolo reperto che è rimasto lì. È rimasto lì dall'abbandono, nessuno lo ha più toccato, ehm, al massimo delle azioni antropiche, lavorazioni della terra che possono averlo spostato, ma è rimasto lì e l'archeologo lo deve indagare per avere una fotografia del momento dell'abbandono. Il caso più eclatante a cui noi possiamo pensare è sicuramente Pompei. Pompei è un'immagine straordinaria di una vita bloccata in un secondo che noi abbiamo potuto eh, rivedere e riapprocciare così come tragicamente era stata bloccata e chiaramente questo anche nel piccolo lo ritroviamo nei contesti archeologici non così grandi. Se noi scaviamo una struttura abitativa e abbiamo la fortuna di ritrovare tracce del focolare, resti di ossa animali, elementi che sono legati alla filatura, alla tessitura, noi possiamo immaginare all'interno di quella struttura il Piceno Belmontese, visto che ci troviamo in questo contesto, che appunto come si muoveva all'interno di questo abitato e questo non può non suscitare eh, fascino anche a chi non è nel settore. Quindi qualcosa a metà fra la fotografia e il cinema. Esatto. <ride> e, ma allo stesso tempo fascino lo danno anche eh, i reperti di lusso. Noi all'interno delle sepolture abbiamo avuto la possibilità di trovare reperti con materiali che non si trovano qui, ma materiali che... Questo Piceno che noi appunto di cui abbiamo parlato si è fatto eh, portare, si è fatto arrivare dall'Africa come l'Avorio, dai paesi wow. baltici come l'Ambra, quindi immaginiamoci proprio una ricchezza veramente, eh, veramente importante. Quindi abbiamo due immagini, okay? abbiamo l'immagine appunto di una vita quotidiana ma abbiamo anche l'immagine di una comunità molto, molto ricca. Questo verbo di cui parlavo all'inizio? Lo riportiamo anche in altre attività dell'archeologo, lo riportiamo ad esempio negli archivi, noi scaviamo negli archivi, eh, scaviamo nelle biblioteche, eh, scaviamo all'interno delle fonti latine e greche, le fonti scritte, le fonti iconografiche, che anche quelle ci danno dei dati fondamentali. Ma eh, questo è un aspetto eh, a cui tengo molto e utilizzo sempre questo termine, scavare, perché noi cerchiamo di scavare anche nei ricordi delle persone. Persone che sono testimoni diretti magari di scavi antichi, oppure i loro genitori sono stati testimoni diretti di scavi antichi di cui magari purtroppo non abbiamo più documentazione, ma che ti possono dare quel ricordo, quel momento, quel flash appunto nella loro memoria che per noi poi risulta fondamentale. Quindi anche la memoria dell'archeologia. Esatto, esatto. È, è fondamentale perché poi tu pensa che noi raccogliamo tutti questi dati raccolti attraverso queste attività. E l'archeologo è lì, poi, mettendo insieme questi dati, che cerca di studiare l'antico, cerca di ricostruire quella vita, quella società, appunto attraverso tutti questi studi. È proprio un'indagine, è l'indagine che fa un detective, non possiamo appunto descriverla diversamente, però riportata all'antico 2500 anni fa, come nel caso di Belmonte. 50 anni fa, se ci interessa qualcosa legato uh, ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, o addirittura per i paleontologi, appunto, delle ere molto, molto più, più antiche. E quindi, io credo che questo non possa non affascinare cioè sono convinta che eh, il fascino sia indiscutibile, soprattutto per una cosa che mi capita molto spesso, una conversazione che mi capita spesso di fare e anche ai miei colleghi. Quando si conoscono persone nuove che ti chiedono Ma che lavoro fai no? e tu dici sono nel, nell'archeologia, la risposta è sempre quasi una. Mi sarebbe piaciuto anche a me. Avrei voluto studiare archeologia, mi sarebbe piaciuto entrare in questo mondo, ma non solo archeologia, anche nel mondo eh, umanistico, ma concludono questa frase sempre con un ma. Con un po' di amarezza. Esatto, <ride> eh, possiamo facilmente immaginare problemi fami diciamo, economici, familiari, perché comunque è sempre stata vista come una disciplina in cui c'è un po' più di difficoltà magari ad avere un posto sicuro, ad emergere, finito il percorso di studi, magari c'è un po' più di preoccupazione e quindi magari si, si tende ad avere delle strade più più sicure e quindi io credo che bisogna investire tantissimo nel, nell'archeologia ma anche nel dialogo con il pubblico eh, sia scientifico che anche diciamo, amatoriale, cioè le persone che sono appassionate di, di archeologia. Secondo me bisogna investirci, investirci molto perché eh, diciamo, questo fascino traspare, traspare nella risposta che noi abbiamo avuto in tutte le presentazioni archeologiche che abbiamo fatto a Belmonte. Grazie intanto per questa fotografia che dal bianco e nero passa ai colori. È come se si fosse vivificata una storia che ci è venuta incontro. Quindi, grazie, è grazie stato un, un momento veramente bello, emotivamente oltre che culturalmente. Grazie. Entriamo dentro all'archeologia di Belmonte. Abbiamo parlato delle meraviglie che è l'archeologia. Dimmi qualcosa su quello che c'è qua, sui piceni. Eh, eh, certo, cioè, insomma. Parlando di archeologia, parlando di archeologia preromana, non si può non parlare dell'archeologia Belmonte e degli scavi che furono condotti agli inizi del secolo scorso e che hanno portato appunto alla scoperta della necropoli, il motivo per cui noi oggi siamo a parlare di Belmonte Piceno, quindi eh, i tesori, le ricchezze che sono stati appunto recuperati. La storia è molto avvincente. I contadini in quel periodo cominciavano. Sempre di più a segnalare dei ritrovamenti particolari, sospetti sui loro campi, degli oggetti strani in bronzo, eh, in ambra. E quindi questa cosa cominciò a suscitare l'interesse di uno scienziato locale, eh, Silvestro Baglioni, che eh, si incuriosì particolarmente di questi ritrovamenti e, da scienziato, quindi da persona colta, sapeva che c'era sotto qualcosa di importante che andava registrato e tutelato. Quindi egli cosa fece? Anche per scongiurare il pericolo dei mercati antiquari, all'epoca insomma molto pericolosi per quanto riguarda i reperti archeologici, decise di far conoscere quello che stava venendo fuori da Belmonte Piceno, scrivendo articoli che non furono mandati non soltanto nel nostro paese in Italia, ma anche a suoi eh, colleghi eh, europei, quindi anche fuori, al, al di fuori dei confini italiani e ehm, facendo conoscere appunto, questi, questi beni che cominciavano a comparire eh, nei campi appunto, dei contadini belmontesi e, eh, questo chiaramente eh, portò la soprintendenza allora per le Marche e per gli Abruzzi ad interessarsi a Belmonte e eh, arrivò il soprintendente Innocenzo Dall'Osso che tra il 1909 e il 1911 avviò la grande campagna di scavo di Belmonte Piceno, che fu condotta ehm, soprattutto a seguito di un rinvenimento molto particolare, un rinvenimento fortuito, eh, che oggi è chiamato appunto la scoperta della cosiddetta tomba del Duce. Era una giornata in cui c'erano delle piogge veramente incessanti, pioveva a dirotto e lungo una stradina sul dirupo cominciarono a comparire degli strani oggetti in ferro che poi si scoprirono erano ruote di carro. Bene, all'interno di questa sepoltura, oltre a tantissimi ornamenti maschili, vi erano ben sei carri. A due ruote sepolte insieme al loro proprietario. Che meraviglia! Oltretutto <ride> esatto. la furtuità con cui tutto ciò avviene. Esatto, fu veramente eccezionale e chiaramente quello era il punto dove Innocenzo Dall'Osso doveva, doveva intervenire. Certo. E questo portò alla scoperta di più di 300 sepolture. Wow! Immaginiamoci veramente Bellissima. una necropoli. Vastissima, veramente, veramente vasta. E, e la mh, particolarità di questi scavi, io chiamo particolarità, ma direi più eccezionalità, è anche la documentazione lasciata da Innocenzo Dall'Osso, che, come vedremo poi, eh, si rivelerà fondamentale perché egli ha documentato ogni singola tomba. Ha documentato attraverso schizzi fatti fare dai suoi operai, ha documentato attraverso dei taccuini dove scriveva ogni singolo pezzo che proveniva dalla tomba e fece arrivare anche un fotografo eh, da Roma per fotografare. Le tombe al momento della scoperta, e poi al museo potremmo appunto nei pannelli vedere alcune di queste fotografie. Quindi, veramente, veramente eh, eccezionale e fondamentale poi per gli studiosi di oggi che si sono approcciati appunto allo studio del, dei reperti di Belmonte. A seguito egli decise di eh, prendere tutto quello che aveva trovato a Belmonte Piceno e di portarlo al nuovo allestimento del Museo archeologico di, di Ancona, appunto realizzato scientificamente da lui, e posso dire che la maggior parte delle sale conteneva reperti provenienti da Belmonte Piceno. Egli espose tutti i reperti provenienti dalla Necropoli e la pubblicazione che uscì in concomitanza con l'apertura del museo Uh, contiene una, una parte iniziale dove egli tenta un, uh, un sunto, una ricostruzione delle origini picene e della civiltà picena e lo può fare grazie ai suoi ritrovamenti di, di Belmonte. Quindi questo ci dice tantissimo sull'eccezionalità di questa scoperta appunto condotta da, da Innocenzo Dall'Osso. Furono rinvenute tombe ricchissime di guerrieri con tutti gli armamenti, con elmi di tipo corinzio, di tipo piceno. Tombe femminili con una ricchezza di eh, ornamenti, anelloni, collane in ambra, in pasta vitria, veramente, veramente ricche che ci testimoniano una comunità straordinaria. E la particolarità è anche il ritrovamento, e questa è una curiosità: un nome che fu dato dallo stesso Innocenzo Dall'Osso, le cosiddette tombe delle Amazzoni, perché all'interno di tombe femminili furono ritrovate delle armi. Oggetti che generalmente noi archeologi ci aspettiamo invece di eh, trovare in contesti puramente maschili. E questo è stato interpretato eh, dagli archeologi e dagli studiosi come una volontà da parte della defunta di segnalare di testimoniare eh, la sua appartenenza. Alla famiglia dominante, all'elite dominante. Quindi, io ero la figlia, la, la compagna o la madre del capo tribù, del princeps, e lo testimonio attraverso un'arma. Questa è una, delle, è una delle interpretazioni che sono state date, per la presenza di armi. In, in tombe femminili, ci sono poi tantissime altre interpretazioni, ma sicuramente legato al rango e non ad un amazzone. Ecco okay. come. Quindi non combattevano queste donne okay. probabilmente. <ride> Quindi un nome dato appunto per le armi, appunto da Innocenzo dall'osso. Quindi questo però è un altro segnale molto, molto, molto forte. Nel 1927 poi comincia la seconda parte della storia dei corredi di Belmonte Piceno. Infatti Giuseppe Moretti spostò il museo dalla precedente ubicazione all'ex convento di San Francesco alle Scale. Qui, purtroppo, eh, nel 1944 Ancona fu bombardata e una di queste bombe cadde sulle sale del museo e, in particolar modo, le sale dove erano conservati i reperti. Di, di Belmonte Piceno. Quindi ti lasci immaginare la distruzione e la devastazione che si trovarono di fronte, appunto, gli archeologi, gli studiosi, gli addetti ai lavori. Era difficilissimo riconoscere un oggetto, era di, ri, difficilissimo proprio recuperarlo, laddove era rimasto qualche pezzettino integro, ma soprattutto ricontestualizzarlo. Perché si era, per, si era perso proprio il contesto, non si sapeva più se un oggetto proveniva effettivamente da Belmonte Piceno oppure dalla vicina Cupra Marittima. Quindi chiaramente ti lascio immaginare una distruzione, una perdita veramente, veramente importante. Insomma, si rinizia di nuovo a studiare esatto. l'archeologia picena come se fossimo di nuovo all'anno zero. Siamo arrivate al museo, ne approfittiamo per immergerci fin nel profondo okay. di questa bellissima realtà. Andiamo! Ma allora è per questo che si parla di ritorno e riscoperta. Esatto, sì, sono termini assolutamente azzeccati eh, per quello che riguarda appunto la riscoperta dei tesori di, di Belmonte, perché come abbiamo detto prima, appunto, andarono purtroppo quasi totalmente distrutti a seguito del bombardamento di Ancona del 1944. E si cercò nell'immediato di raccogliere quanto più materiale possibile, quello che si era conservato. Immaginiamoci oggetti di bronzo, avorio, completamente disintegrati. E poi soprattutto ehm, non si riconoscevano più i contesti, quindi un oggetto non si sapeva più se proveniva da Belmonte Piceno, da Cupra Marittima era questa la grande difficoltà. È toccato iniziare da capo. È toccato infatti iniziare da capo. e eh, Per fortuna si è interessato eh, al, alla storia, all'archeologia di, di Belmonte Piceno, il dottor Joachim Weidig dell'Università di, eh, di, di Friburgo, che ha cominciato appunto a. Eh, conoscere, di interessarsi appunto di, eh, di questa situazione che era rimasta un po' in stand by, si conosceva l'importanza di, di Belmonte ma ancora non si era affrontato un vero, e proprio, un vero e proprio studio. Così lui ha intrapreso lo studio di ricerca e di ricontestualizzazione di questi contesti, di questi reperti che sono tutti, eh, erano, poi lo vedremo perché dico erano tutti eh, ad Ancona, eh, per cercare di eh, ricostruire e ricontestualizzare la necropoli, appunto, che fu individuata da Innocenzo eh, dall'Osso. E quindi lui si recò poi un giorno anche qui a Belmonte, insieme al funzionario allora archeologo che era il dottor Giorgio Possiroti e incontrarono uh, la forte passione, la forte determinazione del sindaco Ivano Bascioni, quindi forte passione per l'archeologia e insieme, appunto, uh, riallestirono, allestirono un nuovo museo archeologico qui a Belmonte dove hanno fatto ritorno ed ecco che noi ci ricolleghiamo al termine appunto utilizzato nel titolo alcuni di questi uh, di questi reperti um, e uh, riscoperta perché è iniziato proprio in quel Periodo, lo studio eh, da parte appunto dell'archeologo tedesco di ogni singolo reperto proveniente dalla, dalla necropoli di, di, di Belmonte per cercare appunto di ricontestualizzarle e riscoprirle. Quindi ecco qui il secondo termine della scoperta. E tra l'altro è una cosa molto affascinante l'apertura del Museo archeologico di Belmonte perché eh, esaudisce un po' un desiderio oppure esaudisce qualcosa che aveva già detto Silvestro Baglioni nel 1911 e lo riportiamo anche qui nel tabellone, magari rimanerne ancora un ricco saggio per il comune di Belmonte e dopo un secolo i reperti sono tornati a Belmonte. Torniamo tra l'altro di nuovo eh, all'archeologia come una storia molto viva, esatto. cioè come una storia fatta di persone che vivono ancora oggi esatto. e... Di nuovo, come una narrazione, una grande narrazione di noi nel passato, esatto, passato. Esatto, e la risposta di, de, dei cittadini di Belmonte è stata veramente straordinaria. Eh, anche poi alla riapertura dei, dei nuovi scavi, quindi, questa riscoperta ha portato anche a riaprire gli scavi a Belmonte wow. Piceno che hanno dato dei, dei risultati eccezionali, come l'importantissima scoperta del cofanetto in, in Avorri in Ambra, ora oggetto di studio da parte del dottor Weidig, che ad ogni conferenza, ad ogni relazione, ci dà sempre qualche particolare, qualche chicca in più, che va ad arricchire un contesto veramente straordinario e permette di confermare, quanto detto prima, cioè di confermare che la necropoli di Belmonte Piceno è il, uno dei siti più importanti del periodo arcaico Picenon. E Giorgio Postriotti disse, io lo ripeto sempre, eh, non si può parlare di Piceni senza parlare di, di Belmonte. Guarda, grazie, mi hai fatto emozionare. Andiamo a vedere il museo, certo, andiamo. La domanda qui non può che essere questa. Ci hai parlato della meraviglia che l'archeologo trova davanti a sé scavando, no? questa fotografia di una civiltà perduta. Come si restituisce quella meraviglia dentro un contesto museale? Quindi come si può poi raccontarlo alle persone che vengono a trovarci? Certo, e il Museo di Belmonte, ti dico, è la risposta perfetta a questa domanda. Siamo nel posto giusto. Siamo nel posto giusto perché <ride> proprio il Museo di Belmonte ci restituisce questa, questa fotografia con una organizzazione scientifica veramente, eh, veramente egregia e studiata ad hoc per accompagnare il percorso del visitatore. Noi siamo passate dall'ingresso e abbiamo, siamo state subito accolte da qualcosa di monumentale che è la copia della famosa stele di Aponio che fu ritrovata a Belmonte nel 1909, copia perché eh, fu voluta da, da, da Innocenzo Dall'Osso, l'originale fu acquistata da, da Brizio e si trova a Bologna, ma già subito eh, eh, ci trasporta in questa eccezionalità. Sia dell'organizzazione del museo ma eccezionalità della necropoli di, di Belmonte. Che sì, poi così sinuosa. È talma, vero, sì, è, è monumentale, tieni presente, è una stelle di due metri, quindi dobbiamo immaginarci certo. che la persona che era sepolta al di sotto di questa stelle, purtroppo fuori contesto, non conosciamo il luogo esatto del ritrovamento, era sicuramente un princeps o un piceno legato, insomma, all'elite insomma della comunità che qui risiedeva. E ora ci Troviamo all'interno del museo e ci colpisce subito uh, l'allestimento delle pareti. Noi alle pareti ripercorriamo tutta la storia dell'archeologia belmontese attraverso questi pannelli straordinari. Antiche fotografie, eh, scritti, lettere originali del 1900, ci permettono di leggere, di ricostruire con eh, molti particolari quello che è accaduto, che io prima brevemente vi ho, vi ho spiegato. Ma qui possiamo entrare nel dettaglio e ammirare queste fotografie volute da Innocenzo Dall'Osso del 1900, che sono assolutamente, ehm, assolutamente straordinarie. Spostandoci al centro del museo abbiamo eh, queste vetrine all'interno dei quali sono stati riportati i eh, tesori di Belmonte, parlevamo prima di riscoperta, ecco la riscoperta dei tesori di, di Belmonte, quegli oggetti che eh, sono stati per decenni eh, nei magazzini perché appunto colpiti dalla bomba del 44, ora possono tornare a nuova vita, possono essere esposti e la cosa affascinante a Belmonte. All'interno di queste vetrine noi parliamo di immagine, di fotografia della società belmontese, perché noi ritroviamo l'immagine della figura maschile attraverso l'esposizione di elmi e di armi. Quindi eh, ci parla di guerrieri, quindi questa è una cosa veramente eccezionale, ma allo stesso tempo di, e lo vedremo nell'altra parte del museo, eh, di quello che trovavamo all'interno delle tombe femminili. Tombe veramente molto, molto ricche di ornamenti in bronzo, in avorio, in ambra, che andavano ad arricchire la veste della, della signora, della giovane Picena, della signora Picena e che noi oggi possiamo appunto riscoprire e mostrare al visitatore in questa fotografia. C'è una vetrina all'interno della quale sono conservati anche degli oggetti che ci parlano dei rapporti commerciali di Belmonte Piceno. Belmonte Piceno aveva rapporti commerciali con il mondo etrusco, con il mondo greco e qui ci sono dei frammenti che lo testimoniano. Quindi ci testimoniano ancora di più la ricchezza di questa comunità. Quello che noi abbiamo detto all'inizio, uno dei siti più importanti proprio eh, nella cultura picena per la fase arcaica. E parlano gli oggetti. Noi dobbiamo far parlare gli oggetti, quello che noi troviamo. Appunto scavando. Ritroviamo un po' anche la, la visione immaginifica di cui parlavamo all'inizio, no? E per cui ne è nata tanta cinematografia, esatto. tanta cultura moderna. Es insomma, esatto. No? Perché quello di cui mi stai dicendo apre un mondo. Esatto, sì. E qui la bellezza di questo museo è che possiamo uh, vederlo tutto insieme. Noi qui. Lo vediamo e lo scopriamo tutto insieme, viaggiando attraverso queste sale e osservando queste vetrine. Noi vediamo la vita di quel periodo, vediamo la vita del Piceno. È chiaro che molti sono oggetti di lusso che venivano, eh, diciamo, eh, a volte realizzati solo per la sepoltura o comprati solo in determinate occasioni. Però, comunque, eh, ci testimoniano la ricchezza, che c'erano i beni, c'erano le possibilità di farsi arrivare l'avorio, eh, lavorio dall'Africa o eh, di commercializzare e di lavorare l'ambra che proveniva dai paesi baltici. Quindi, questo è sicuramente un indicatore eh, fondamentale. E eh, la straordinarietà di questo museo è anche. Um, quello di cui parlavamo all'inizio di, di questa nostra chiacchierata, il fatto che si avvicina anche al pubblico. All'interno di questo museo, e ora ci possiamo avvicinare a vederlo, c'è una vetrina interamente dedicata alle riproduzioni di questi oggetti fatti dagli artigiani e dagli appassionati locali e anche da ragazzi di liceo. E credo che questa sia una cosa straordinaria che avvicina proprio il popolo, la popolazione, i cittadini di Belmonte sempre di più alle loro origini. Ma spostiamoci se vuoi e ti faccio vedere... in questo abbraccio, Esatto, abbraccio. questa vetrina. Eccoci qui Laura, ci troviamo di fronte alla vetrina di cui ti parlavo prima, eh, la vetrina dove possiamo eh, ammirare queste riproduzioni fatte veramente in maniera magistrale, in maniera egregia, sia da professionisti ma anche da... Appassionati che magari non lavorano costantemente eh, i metalli o questo, questi, questi materiali. Ritroviamo l'elmo crestato, veramente eccezionale proprio nel piano alto della vetrina. Tantissimi oggetti di ornamento, ma mi soffermerei su questa riproduzione in resina del, del cofanetto, appunto questo reperto eccezionale che abbiamo ritrovato nella campagna di scavi del 2018. Esatto, finalmente vediamo: vediamo. anche se è una riproduzione, il cofanetto. Esatto. Ed è veramente straordinario, è stato realizzato con, eh, con dettagli finissimi tutte le singole figure, le singole rac scene raccontate appunto ai lati del, eh, del cofanetto, e quindi eh, devo dire, è già un grosso risultato poter ammirare un oggetto del genere che permette di entrare in contatto al visitatore che intanto viene al museo di Belmonte di vedere, diciamo, l'eccezionalità di questo ritrovamento. Scusa se ti interrompo, quanto ci vuole per realizzare un manufatto del genere? Ci vuole tanto, tanto tempo, all'incirca due o tre mesi, ecco, per realizzare un materiale, diciamo un oggetto così in, in resina, quindi devo dire assolutamente eccezionale chi l'ha realizzato, ma tutti gli oggetti che sono conservati in questa vetrina e mi... Chiudo, diciamo, un po' ricollegandomi al nostro discorso iniziale, no? della passione, del fascino dell'archeologia. Possiamo proprio parlarne di fronte a questa vetrina, perché questi oggetti ci parlano di come le persone sono affascinate dal mondo antico, sono affascinate eh, dal, dal loro passato, dalle loro origini e vogliono dare il loro contributo all'archeologia mettendo a disposizione appunto le loro, le loro capacità e quindi permettendoci anche di vedere gli oggetti come si dovevano appunto come dovevano essere in origine appena fabbricati e quindi questo è veramente un regalo eccezionale e spero che sia un modo per avvicinare sempre di più le persone all'archeologia, all'archeologia in generale e alla costante ricerca del passato. Grazie Benedetta, grazie, grazie, te, grazie davvero, grazie per questo viaggio stupendo, questa storia appassionante. Ringraziamo il Comune di Belmonte, che, oltre all'allestimento del museo, insomma, sta lavorando alla, alla divulgazione e a far avvicinare le persone a questo meraviglioso mondo e invitiamo tutti a venire a Belmonte e a farsi trascinare in questa storia lunga 2500 anni in special modo i più piccoli che potrebbero non dirci volevo fare l'archeologo ma Aspetta. grazie